Uno dei problemi che più frequentemente affliggono i pazienti che si rivolgono a un centro PNEI System è quello della cefalea. La cefalea può essere una patologia davvero invalidante per tantissime persone che soprattutto fanno ricorso frequentemente a farmaci antidolorifici, ma con scarsi risultati e soprattutto con un peggioramento progressivo della sintomatologia. In realtà il problema di fondo è che non si curano tutte le cause della cefalea, perché la cefalea ha delle cause che sono molteplici e che talvolta sono presenti contemporaneamente nello stesso paziente. Quindi, nell'ottica psico-neuro-immuno-endocrina, è fondamentale comprendere le dinamiche che sono alla base delle patologie e poi curare ogni fattore in modo tale da poter offrire al paziente una terapia davvero globale ed esaustiva. Quali sono quindi le cause più comuni di cefalea? Ce ne sono molti. Parto da quella più frequente nel sesso femminile, che è una problematica ormonale legata all'iperestrogenismo. Le donne che hanno un quadro ormonale sbilanciato a favore degli estrogeni tendono ad avere mal di testa per tutta la durata del ciclo e anche prima. Quindi la cefalea può essere espressione di uno stato di iperestrogenismo. La cefalea può essere connessa a delle intolleranze alimentari e a dei veri e propri stati di disbiosi dell'intestino. Come sappiamo, di disbiosi si parla frequentemente, è importante fare una diagnosi di disbiosi perché la disbiosi può essere carenziale, può essere putrefattiva, può essere fermentativa, può essere post-terapie antibiotiche, può essere soprattutto legata a dei fenomeni di candidosi locale e sistemica. Quindi la disbiosi intestinale fa sì che l'infiammazione intestinale sia poi alla base di tante intolleranze alimentari che non necessariamente leggiamo con dei test su sangue, in quanto sono sottese da una disreattività a livello delle immunoglobuline A presenti nel nostro intestino. Un terzo motivo di cefalea è muscolo tensivo. Le persone, soprattutto se stressate, se preoccupate, tendono inconsciamente a provocarsi un miospasmo generalizzato. Quindi, evidentemente, ci sono delle componenti muscolo tensive che sono sempre presenti nella cefalea. Cefalea che ovviamente è peggiorata dalla stanchezza. Si parla spesso di cefalea del weekend ed è effettivamente una cefalea che si presenta quando la persona si rilassa, non perché il rilassamento faccia male, ma perché al termine di una settimana di intenso lavoro la persona che si inizia a rilassare in qualche modo slatentizza dei fenomeni probabilmente vascolari e quindi di vasodilatazione che interferiscono poi sulla sintomatologia della cefalea, appunto. Quindi è evidente che se noi non trattiamo un problema in tutte le sue sfaccettature, non potremo mai offrire ai nostri pazienti una terapia risolutiva che non sarà certamente quella degli antidolorifici. Nella mia esperienza ho notato che nel 90% dei casi, ma forse di più, basta mettere a posto la sfera endocrina, curare la disbiosi, sistemare l'alimentazione, le intolleranze alimentari, avere cura di evitare un surmenage, quindi insegnare al paziente delle tecniche di gestione dello stress da praticare quotidianamente anche per pochi secondi e quindi produrre indirettamente anche uno stato di rilassamento muscolare, ed ecco che come per magia il 98% dei casi di cefalea veramente scompaiono. Quindi sono qui a invitare le persone a non avere una visione superficiale
superficiale, non basta un analgesico, un antidolorifico per curare la cefalea, bisogna scoprirne le cause e sistemarle una dopo l'altra per avere dei risultati stabili e davvero duraturi nel tempo.